questo applauso scoraggia ogni presentazione, e infatti io non farò nessuna presentazione, né intendevo farla. Volevo solo dare il benvenuto alla Scuola Normale, ad Andrea Camilleri, uno scrittore così amato dai suoi lettori, da aver riempito la scuola, questa sala, oltre ogni previsione, e da aver riempito anche in parte una sala di sopra, lo dico, dove però forse ancora qualche posto c'è una sala di sopra in collegamento diretto. Di Camilleri tutti conosciamo la passione per la parola narrata e per la parola teatrale. La sua fortuna di scrittore è recente e travolgente, anche se Il corso delle cose fu pubblicato già nel 78 e Un filo di fumo nell'80. Commissario Montalbano è un nostro compagno di strada, un personaggio familiare, e più familiare ancora, grazie a Camilleri, c'è una Sicilia tanto più seducente quanto più aspra e vera. Essa emerge uguale e diversa sia nelle opere di pura invenzione, situate nel nostro tempo, come La gita a Tindari, sia nei romanzi storici, come Il birraio di Preston, collocati in un 800, non di maniera. Nell'uno e nell'altro filone, identico allo straordinario impasto linguistico che, incastonando il siciliano nell'italiano, propone un registro addizionale di lettura non secondario nel produrre quell'effetto esilarante, vorrei dire, che ogni lettore di Camilleri conosce così bene e che ci incatena alle sue pagine, creando al tempo stesso un effetto sia di distanza che di familiarità. La lingua di Camilleri così non è un espediente di ambientazione, ma anche una narrazione nella narrazione. Ma c'è anche un altro Camilleri, senza il quale lo scrittore Camilleri non sarebbe pensabile, ed è il Camilleri uomo di teatro, che ha cominciato giovanissimo l'esperienza di regista teatrale, che per primo ha portato Beckett sulle scene italiane nel 58, che ha messo in scena più di 100 opere di teatro. Da quello stesso 58 al 65 Camilleri ha insegnato al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, e poi per 20 anni ha tenuto la cattedra di regia all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico. Tra gli autori del suo teatro c'è Strindberg, c'è Majakovskij, c'è Eliot, c'è Adamov, ma specialmente Pirandello. Proprio a Pirandello è dedicato l'ultimo libro di Camilleri, quella biografia del figlio cambiato, che nello stesso titolo rivela la propria chiave e ambizione di lettura. Una biografia di Pirandello riletta e riscritta secondo Pirandello, secondo il paradigma della favola del figlio cambiato. Il Camilleri scrittore si fonde qui col Camilleri uomo di teatro, e in nome del teatro, non meno che della Sicilia, Pirandello diventa un personaggio di Camilleri e parla ora con la sua propria voce, ora con quella dei suoi personaggi. Ed è proprio di Pirandello, lingua e dialetto, che avremo il piacere di sentire parlare Camilleri fra noi. Grazie. Grazie. Funziona? Si sente? Sì, allora. Grazie al direttore Settis, grazie voi di essere venuti, e l'ho detto l'altra volta, questa è la seconda occasione di venire alla Normale di Pisa. A 75 anni è difficile emozionarsi. Beh, io lo sono, perché fin da giovane ho saputo, ho letto, mi è venuta notizia anche giù nel sud in anni 40, 41, quale fosse l'importanza di questa scuola. E si hanno poche soddisfazioni nella vita, tra l'altro si può anche avere quella di venire a parlare qui, oltre a quella di comparire nelle parole crociate o di essere falsificato con l'ultimo libro a Napoli, per cui l'ultimo libro viene venduto sulla bancherella a lire 3.000, e vi assicuro che si può comprare perché è una buona edizione falsificata. Pirandello, la lingua e il dialetto. E il fatto è che per un siciliano, per un agrigentino, per un marinisi, vale a dire un empedoclino, come diceva Benedetto Croce, perché non possiamo non dirci cristiani, con una litote, no? Perché non possiamo non dirci pirandelliani?
almeno noi di quella zona, ma poi sono tanti in Europa, in Italia e nel mondo a dire la stessa cosa, perché non possiamo non dirci pirandelliani. A me interessava stasera cogliere questa occasione di parlare di un aspetto di Pirandello che è poco conosciuto, perché è il Pirandello strettamente dialettale, e il rapporto tra il dialetto di Pirandello e la lingua di Pirandello. Sulla questione del rapporto tra lingua e dialetto, Luigi Pirandello cominciò a scrivere nell'ottobre del 1890, quando dopo la lettura del Mastro Don Gesualdo di Verga pubblicò su Vita Nuova un lungo articolo intitolato Prosa Moderna. Ricordo solo di sfuggita che nel 1891 a Bonn egli si laureò in filologia romanza con la tesi discussa in lingua tedesca Suoni e sviluppi di suoni della parlata di Girgenti, accolta assai favorevolmente da Meyer Lubicke, che era il numero uno degli studi filologici dell'epoca. La ricordo questa tesi solo di sfuggita, perché essa non si occupa del dialetto siciliano nel suo complesso, ma solo di un settore del dialetto, cioè della parlata di Girgenti. Ma comunque sia, questa tesi è spia di un'attenzione che Pirandello porterà con sé, sempre viva, sempre vigile, fino alla fine. In questo articolo che ho citato, Prosa Moderna, Pirandello afferma testualmente, e vi prego di scusarmi della lunghezza di delle citazioni, ma sono abbastanza inedite, strane e importanti per il discorso: se letteratura, o meglio tradizione letteraria, ha mai fatto impedimento al libero sviluppo della nostra lingua, questa più di ogni altra è l'italiana. Dirò di più, la lingua nostra, che a volerla cercare non si saprebbe dove trovarla, in realtà non esiste che nell'opera scritta soltanto, nel campo cioè della letteratura, un gran numero di parole che nella lotta per l'esistenza sarebbero cadute, hanno avuto in essa e per essa la loro forza di resistenza, e ora costituiscono una sovrabbondanza che non è ricchezza, ma come ogni eccesso è vizio, e generano confusione e mancanza di sicurezza nella scelta. I letterati non conoscono altra lingua che quella dei libri, mentre gli illetterati continuano a parlare quella a cui sono abituati, la provinciale, ossia i vari dialetti natali. E ciascuno intende la lingua a suo modo, non per sentimento naturale, ma per lo studio che ha fatto su questi o quegli autori d'epoche differenti, e non sempre bene. È il trionfo degli anacronismi filologici, forme e nessi sintattici, vieti, propri a un dato secolo, si fondono, si abbaruffano con idiotismi spesso infelici, contrari all'indole della favella, un'opera, insomma, di mostruosa contaminazione. E poche righe appresso, rincarando la dose, l'uso della lingua italiana è cosa detta e ridetta, non esiste. A Milano si parla il dialetto lombardo, a Torino il piemontese, a Firenze il fiorentino, a Venezia il veneziano, a Palermo il siciliano, e così via di seguito. Ciascun dialetto ha il suo tipo fonetico, il suo tipo morfologico, il suo stampo sintattico particolare. Mettete ora un siciliano e un piemontese, non del tutto illetterati, a parlare insieme. Bene, per intendersi, non essendo due diplomatici che hanno per loro il francese, non essendo due dotti che hanno il loro latino, allora era il francese, come vedete oggi è l'inglese, Pirandello dovrebbe scrivere che hanno per loro l'inglese,
non essendo due dotti che hanno per loro il latino, sentiranno il bisogno di appigliarsi a una favella comune, alla nazionale, a quella che dovrebbe unire tutti i popoli, perché l'Italia è unita alla lingua italiana, insomma. Dio degli dèi, è tanto facile. Ma dove trovarla? Dove si parla questa lingua italiana? Si parla o si vuol parlare nelle scuole e si trova nei libri. E il siciliano e il piemontese messi insieme a parlare non faranno altro che arrotondare alla meglio i loro dialetti, lasciando a ciascuno il proprio stampo sintattico e fiorettando qua e là questa che vuole essere la lingua italiana parlata in Italia, delle reminiscenze di questo o di quell'autore o di quel libro letto. Da un pezzo molti tra i novellieri e romanzieri moderni, in cerca di una prosa viva e spontanea, non scrivono diversamente l'italiano. Tralascio qui di addentrarmi nei particolari dell'accesa polemica che a questo articolo fece seguito, era inevitabile, e nella quale intervennero il fiorentino Pietro Mastri, il quale sostenne che a Firenze non si parlava il dialetto fiorentino, in quanto si trattava tout court della lingua italiana. E intervennero anche Ferdinando Martini, Ugo Ghietti e tanti altri. Mi soffermerò solo su un'altra affermazione di Pirandello in risposta proprio a Pietro Mastri. Dire che la lingua italiana l'abbia fatta Dante, levando il parlar fiorentino a dignità di lingua o sposando, per dirla con l'Ascoli, il tipo fonetico, il tipo morfologico e lo stampo sintattico del linguaggio di Firenze al pensiero italiano, è così grande errore. Come sarebbe, per esempio, affermare che la lingua tedesca l'abbia fatta Lutero, traducendo la Bibbia nella lingua della cancelleria di Sassonia. La verità è che così l'uno come l'altro non hanno fatto che proporre con le loro opere immortali un tipo a cui letterariamente si son venuti adattando tutti gli altri parlari, recandovi ciascuno il proprio contributo. Poiché tutta la querela nasce da una lettura di Verga, forse sarà bene ricordare a questo punto cosa Verga pensasse della sua stessa scrittura. Lui che all'uso proprio del dialetto, considerato come forma esterna, mai fece ricorso alcuno. Dice Verga: ascoltando si impara a scrivere. E da questo deriva la mia teoria dello stile. Lo stile non esiste fuori dell'idea. Se lo stile consiste massimamente nella forma del periodo, esso deve adattarsi all'idea, deve vestirla, investirla. Quanto maggiore sarà questa rispondenza, questa fusione, tanto migliore sarà lo stile. Alcune forme di periodo fisse, apprese da alcuni classici, applicabili a tutte le idee, sono mortali per lo stile. L'uso funzionale della lingua, la sua personalizzazione, lo svolgersi del discorso narrativo attraverso l'attenta e felice dosatura di ritmi, cadenze e toni che servono a creare i personaggi, mentre contestualmente ne evidenziano stati d'animo e processi di pensiero. Uno stile narrativo, per usare la parola verghiana, tutto interno alla scrittura. È assolutamente unico, come ha rilevato Antonino Pagliaro, per rudezza essenziale di sintassi, spezzature, reticenze, scatti, allusioni, pause. È proprio qui che Pirandello colse la dialettalità di Verga. Tutta la pompa più doviziosa della lingua letteraria è in D'Annunzio, mentre dialettale è il Verga. Dialettale, sì signore, ma come è proprio, volendo fare arte e non letteratura, che si sia dialettali in una nazione che vive soltanto propriamente della varia vita
e dunque nel vario linguaggio delle sue molte regioni. Questa dialettalità del Verga è una vera creazione di forma, da non considerarsi perciò al modo usato come questione di lingua. Qui idiotico vuol dire proprio. La vita d'una regione nella realtà che il Verga le diede, cioè come gliela sentì, come la vide, come in lui si atteggiò e si mosse, vale a dire come in lui si volle, non poteva esprimersi altrimenti. Quella lingua è la sua stessa creazione. Verga dunque è scrittore di cose, secondo la ben nota distinzione pirandelliana tra scrittori di cose e scrittori di parole. Nei primi, gli scrittori di cose, la parola che pone la cosa, e per parola non vuol valere se non in quanto esprime la cosa, è il lettore che deve vederla essa come parola, sparisca e stia lì non la parola ma la cosa stessa. È straordinario come poi questo pensiero, questa frase risuoni tramutato in altissima poesia, per esempio in Juan Ramón Jiménez, no? Che mi palabra sea la cosa misma, che la parola sia la cosa stessa. Negli altri, negli scrittori di parole, la cosa non tanto vale per sé quanto per come è detta, e appar sempre il letterato che vuol far vedere come è bravo a dirvela. Guardate bene a queste due discendenze o famiglie o categorie di scrittori per ciò che riguarda la famosa eterna questione della lingua, veduta come si è vista sempre, esteriormente e non come creazione. Questo scritto è del 1920 e ancora una volta Pirandello torna a parlare di Verga. Ma qui ci preme per un momento sottolineare come Pirandello quasi prevedesse che da lì a pochi anni i fautori del bello e corto scrivere, dell'Elzeviro striminzito, sì, ma tanto elegante, assolutamente inutile questo Elzeviro, ma così raffinato, i gonfiatori di palloncini, ma che volano questi palloncini con tanta leggerezza, avrebbero del tutto soppiantato gli scrittori di cose. Torniamo alla questione del dialetto. In un suo articolo del 9, intitolato Teatro siciliano, col punto interrogativo, Pirandello negava che un teatro dialettale potesse avere fortuna al di fuori dei confini della regione di provenienza, e questo soprattutto perché le parole dialettali, per loro natura e istituzione, hanno un valore aggiunto, estrafunzionale, praticamente non esportabile, scriveva. Certamente un grandissimo numero di parole di un dato dialetto sono su per giù, tolte le alterazioni fonetiche, quelle stesse della lingua, ma come concetti delle cose, non come particolare sentimento di esse. Fermiamoci un momento. Questa è una dichiarazione straordinaria per Pirandello: di una data cosa la lingua ne esprime il concetto, mentre della stessa medesima cosa il dialetto esprime il particolare sentimento. Affermazione tanto perentoria quanto discutibile, ma che è il fondamento sul quale poggerà il futuro lavoro dialettale di Pirandello. Di conseguenza, e ridò la parola a lui, una letteratura dialettale, insomma, è fatta per restare entro i confini del dialetto. Se ne esce, potrà essere gustata solo da coloro che di quel dialetto hanno conoscenza, e conoscenza di quei particolari usi, di quei particolari costumi, in una parola di quella particolare vita che il dialetto esprime. Ma appena 6 anni dopo, il teatro in dialetto di Pirandello trionferà nell'Italia del Nord, a Milano e a Torino, per esempio, e gli attori siciliani acquisteranno una notorietà assolutamente nazionale. E allora, possibile che il miracolo sia dovuto in tutto e per tutto alla mediazione dell'attore, il quale col ricorso all'espressione mimica, agli elementi extrafunzionali del discorso,
renda possibile la comprensione totale del dialetto? Di fronte al suo stesso successo, Pirandello tenta un'imbarazzata spiegazione. La comprensione fuori dai limiti regionali è possibile solo quando si presentano personaggi, usi e costumi borghesi. E i lavori sono scritti o recitati in quell'ibrido linguaggio tra dialetto e lingua, che è il cosiddetto dialetto borghese, siciliano qui, in altri lavori del genere piemontese o lombardo o veneto napoletano, dialetto borghese che con qualche goffaggine appena appena arrotondato diventa lingua italiana, cioè quella certa lingua italiana parlata comunemente e forse non soltanto dagli incolti in Italia. Si potrebbe essere d'accordo, e figuratevi se non lo è, per ragioni del tutto ovvie, soprattutto colui che vi sta parlando in questo momento. Ma allora come si spiega il successo di Liolà, che certamente non è scritto in dialetto borghese, ma addirittura in vernacolo contadino? Pirandello la piglia alla larga e con qualche difficoltà a mantenere la rotta. Qui, badiamo, non si discute d'arte, scrive, ma solo del linguaggio come mezzo di comunicazione. L'opera di creazione, infatti, l'attività fantastica che lo scrittore deve fornire, sia che adoperi la lingua, sia che adoperi il dialetto, è sempre la stessa. E perché allora uno scrittore, se quest'opera dell'attività creatrice è sempre la stessa, si serve del dialetto invece che della lingua? Non per ragioni d'arte, evidentemente, ma per altre varie ragioni che restringono tutta la letteratura dialettale come conoscenza, giacché sono appunto ragioni di conoscenza della parola o delle cose rappresentate. Ma non aveva egli stesso detto che il dialetto esprime il sentimento della cosa? E il sentimento della cosa non può dunque essere ragion d'arte? La spiegazione del successo della commedia contadina in dialetto Pirandello la fornirà più concretamente nella prefazione a stampa di Liolà, quando rivela che essa non è propriamente scritta in dialetto siciliano, via, ma è scritta, virgolette, nella parlata di Girgenti, che è incontestabilmente la più pura, la più dolce, la più ricca di suoni, per certe sue particolarità fonetiche che forse più di ogni altra l'avvicinano alla lingua italiana. Ma qui siamo già all'uso del dialetto in Pirandello e converrà procedere cum iuvisio, prima che con ordine. Di Pirandello non esiste un rigo, sia di novella che di romanzo, o un verso che siano scritti in dialetto. Tutta la produzione dialettale è circoscritta al teatro e consta di ben 12 opere scarsamente esplorate dagli studiosi. 4 sono le commedie originariamente in dialetto e poi dall'autore stesso traslate in lingua. Si intitolano Pensaci Giacomino, Liolà, A birritta cui giangianeggi, sarebbe a dire il berretto a sonagli, A giarra, La giara. Queste sono scritte originariamente in dialetto. Ad altre 4 Pirandello ha fatto seguire il cammino inverso, dalla lingua al dialetto, e precisamente A morsa, A patenti, Lumie di Sicilia coi guanti gialli, coi guanti gialli tutto per bene. 2 sono le commedie in dialetto, scritte in collaborazione con Nino Martoglio, A Vilanza e Cappeggiazzo paga tutto. 2 infine le traduzioni in dialetto, Uciclopu di Euripide, dal greco, e Glauco di Ercole Luigi Morselli, dall'italiano. Sbarazziamo il campo delle 2 commedie scritte in collaborazione con l'amico Nino Martoglio. Va subito ricordato che il catanese Martoglio, poeta, autore drammatico, direttore di compagnie teatrali, regista cinematografico,
Badate, il suo Sperduti nel buio è citato nella monumentale storia del cinema di Sadoul, di Giorgio, come il capostipite del realismo italiano cinematografico. Uno dei pochi a credere che, mandato i pareri negativi dei capocomici e degli impresari, il suo amico fraterno girgentano Luigino Pirandello sia un autentico e geniale autore teatrale. È l'unico. Marco Praga gli dice: non scrivere per il teatro, guarda, non è cosa tua, Luigi. E invece l'unico a crederci è Nino Martoglio. Infatti, quando nel 10 al Romano Teatro Metastasio Martoglio organizza una compagnia non dialettale, pretende e ottiene da Pirandello due atti unici, La Morsa e Lumia di Sicilia, che costituiscono il battesimo teatrale del futuro grande drammaturgo. In seguito, dirigendo la compagnia di Angelo Musco, egli chiederà a Pirandello qualche commedia in dialetto e questa consentirà in parte, perché Musco spopolava nei teatri siciliani e anche calabresi, e anche napoletani li si fermava allora, e Pirandello era quotidianamente pressato da necessità economiche. C'è nel suo epistolario con Martoglio una straordinaria e perseverante richiesta di lire 500 che potrebbe essere veramente l'oggetto di una tragicommedia bellissima, scritta da Martoglio, da Pirandello, se si vuole. E in parte perché tentato dall'esperimento. I due sono legati da una particolare forma d'amicizia, che è quella siciliana. Amicizia siciliana, che è un'arte, e che è un'arte assai difficile a essere esercitata. Uno scambio d'occhiate fra loro due equivale a un lungo e articolato discorso. A me è capitato, scusate la parentesi, ma merita di essere ricordato, a me è capitato di mettere in scena San Giovanni Decollato di Nino Martoglio a Bergamo, al Donizetti, ma si trattava di un'opera lirica di un maestro catanese che era nato a Catania, poi era sempre vissuto in Germania, e quindi questa opera comica, Cavallo di battaglia di Angelo Musco, era stata adoperata come libretto dal medesimo maestro che si chiamava San Giorgi, che era assolutamente di strettissima osservanza dodecafonica. Ho scoperto che è molto difficile ridere con la dodecafonia, è un'impresa disperata, al punto tale che chiesi, ottenne dal sovrintendente, il maestro Bindo Missiroli, che almeno una parte venisse recitata da un grande attore, Turi Pandolfini, che aveva recitato in prima la commedia di Martoglio con Angelo Musco, facendo la parte di Peppe l'Orbo che chiudeva il primo atto. Io ero convinto che se Turi Pandolfini veniva a fare lì come l'aveva recitata in teatro, i tre atti sarebbero passati, e passarono attraverso questo escamotage. Naturalmente bisognò tenere legato in camerino il maestro autore, ma questo è un discorso che non interessa questo pubblico. Ma in quell'occasione Pandolfini, che portava degli occhiali da qui a lì e che non aveva capito bene chi era il regista, si voltava verso di me e diceva: ma questo regista, non lo so, guardi, era qui Pandolfini, è andato via. Perché con Musco non facevamo così, ma vede Pandolfini, questa è un'opera lirica, dodecafonica, con Angelo Musco. E allora colsi l'occasione per dirgli: ma Pirandello e Musco, quando lei lavorò in Liolà o nella Giarra, si parlavano, ore intere stavano, amico mio, a parlarsi. E che si dicevano? Non lo so. Ma perché lei era lontano? No, vicinissimo. Ma allora non sentiva? No, si parlavano con gli occhi. Straordinaria, che, scusate l'inciso. Quando Pirandello invia a Martoglio il copione della rappresentazione di Aberrita cui Ciangianeggi, questi si accorge che l'autore ha dimenticato di spedirgli due pagine e gliele chiede, ma sono due pagine fondamentali, due nodi drammatici, direbbe un regista.
scrivetele voi la risposta di Pirandello, a me andranno benissimo comunque, tanto sapete di che cosa si tratta. E le scrive Nino Martoglio. Naturalmente queste due commedie, scritte in collaborazione, hanno posto ai rari studiosi in primo luogo il problema di caratura, vale a dire cercare di stabilire quanto in ciascuna di esse vi sia di Pirandello e quanto di Martoglio. Fino a un certo punto si è creduto che i soggetti, chiamiamoli così, delle due commedie fossero da attribuirsi a Pirandello. In Avilanza, per esempio, un uomo, scoperto che la sua donna ha un amante, pretende un amplesso con la moglie di questo amante proprio per pareggiare i conti. Si dice, ecco una tipica situazione pirandelliana, quindi Pirandello ha scritto il soggetto, diciamo i dialoghi. Arrivato a un certo punto, 10 anni fa, si scopre in un cassetto che i primi due atti sono scritti di pugno di Pirandello. E allora forse, diciamo, è inutile andare a cercare chi è l'autore, l'hanno scritta in collaborazione, non sono delle grandi commedie. Sono commedie buone, sicuramente destinate a un sicuro successo, sono delle commedie funzionali, diciamo mirate al botteghino più che altro. Sono scritte in dialetto siciliano, ho detto dialetto siciliano e non dialetto girgentano, a ragion veduta e per le ragioni che Pirandello stesso dice prima. Tutte le commedie in siciliano di Pirandello, a eccezione di una sola, sono scritte in un dialetto, come dire, ecumenico. Vale a dire che su una base girgentana si innestano parole, espressioni, interiezioni, frasi intere di pretto stampo catanese. Il perché è presto detto, gli attori e le attrici che componevano le compagnie teatrali dirette da Martoglio, da Giovanni Grasso Junior, ad Angelo Musco, da Rosina Anselmi, a Virginia Balestrieri, a Rocco Spadaro, erano tutte di Catania e parlavano il dialetto catanese e le commedie che in genere recitavano erano in catanese. E così Pirandello pragmaticamente preferì, a scanso di avventate storpiature, di fornire un copione il più vicino possibile a quello che sarebbe stato recitato. Non è un caso, infatti, che l'unico vero incidente tra Pirandello e Angelo Musco avvenne alla prova generale di Liolà. Si disse allora che l'autore avesse ritirato il copione perché sconvolto e irritato dell'eccessivo ricorso a gag e improvvisazioni fatto da Musco. La nostra opinione è diversa. Pirandello, che era un vero uomo di teatro e l'avrebbe ampiamente dimostrato negli anni a venire, Pirandello è l'unico autore di teatro al mondo che io conosca, in quale sentito una certa battuta, sentito un certo finale, sentito un certo passaggio di un attore, se ne appropria e quando il testo viene pubblicato diventa di Luigi Pirandello. Non dà al teatro semplicemente un copione, ma riceve elementi sostanziali dallo spettacolo teatrale per immetterli nel copione. Basta vedere tutte le varianti che corrono tra la prima edizione dei 6 personaggi in cerca d'autore e l'edizione successiva, quando l'ha visto recitato in Germania e accetta delle soluzioni teatrali facendole diventare testo primario. Bene. Il fatto è che Pirandello si venne a trovare non davanti a qualche soggetto di Musco, sapeva che tutta l'arte di Musco straripava nei soggetti, no? Il fatto è che sentì la sua bella parlata di Girgenti storpiata e quasi riconoscibile in un'altra parlata che era quella catanese. Poi Nino Martoglio gli avrà detto, figlio mio, questi sono gli attori, e lui ha accettato di andare in scena. La commedia ebbe un trionfo. Non c'è dubbio, a me è capitato di mettere in scena con attori girgentani e con attori catanesi le commedie in dialetto di Pirandello. È sostanziale la differenza. Addirittura
la pronuncia di certe parole in catanese mi rendeva zoppo l'endecasillabo del ciclopo, per esempio. L'accentazione spostata spostava l'accentazione dell'endecasillabo. E quindi povero Pirandello chissà quando avrà sofferto con l'iolare sentito col suono dei catanesi. Dunque, ma come è adoperato da Pirandello questo siciliano ecumenico? Egli non fa altro che mettere in atto quel suo convincimento che il dialetto esprime il sentimento delle cose mentre la lingua ne esprime il concetto. Questa affermazione istituirebbe immediatamente una contrapposizione frontale fra letteratura concettuale e letteratura sentimentale. Ma in realtà quella che Pirandello chiama cosa in realtà non è che la parola stessa, che al momento della sua vulturazione dialettale si carica d'umori, di riflessi che rimandano ai toni, ai colori, alle sfumature del linguaggio della tribù. Parola tribale, va bene, che a sua volta rimanda alla parola della lingua, arricchendola e ponendola gravida di umori in un contesto altro. Il dialetto, insomma, come linguaggio emozionale, prismaticamente rilucente di toni, variazioni, sottintesi, onomatopee, richiamato e legato alle più profonde radici del sangue di chi la usa, sì da farne un unico, insostituibile, per rinforzare, colorire e sfaccettare il segno a volte astratto e spesso omologante della lingua. In questo senso è estremamente interessante l'analisi delle connotazioni offerte dalle opere che compiono il percorso nascita dialettale, traduzione in lingua, e da quelle che compiono il percorso inverso. Si nota a prima vista che il trasferimento dal testo in lingua al testo in dialetto avviene generalmente come una sorta, come dentro una sorta di totale felicità espressiva. È come se il flusso del procedere drammatico ritrovasse un greto più ampio o comunque più adatto, e nei casi particolari in cui la commedia in lingua nasce da un'originaria novella c'è una sorta di recupero dei dati omessi nella traslazione teatrale, quasi a denunciare quanto di dialettale ci fosse nel nucleo primario della invenzione non drammatica ma narrativa. Valga per tutti il caso di Lumia di Sicilia. La versione in lingua finisce con lo stravolgere il carattere stesso del protagonista e con lui tutto l'atto unico, fino a una totale perdita di connotazioni, tanto che la commedia potrebbe indifferentemente intitolarsi I tartufi di Alba e non Lumia di Sicilia. Nella versione dialettale la restituzione dell'identità è piena e totale, anche perché l'autore traduce in siciliano solo le battute del protagonista e della madre di Signa, mentre tutti gli altri, dato che l'azione si svolge a Roma, parlano in dialetto. Quindi c'è questo tipo di scontro fra dialetto e lingua, di rapporto più che scontro. Viceversa, i personaggi nati nel dialetto stentano a trovare il respiro esatto, la misura giusta nella trasposizione italiana. Le traduzioni in italiano dal testo dialettale risultano spesso come spente nei confronti della veracità e vitalità della forma nativa. Proprio di Liolà si hanno successive edizioni in lingua italiana in cui è stata apportata una fitta serie di correzioni al testo, mentre la versione siciliana una era e una è rimasta intatta. Evidente che non la lingua italiana, bensì il linguaggio, scrive Antonino Pagliaro, gli appariva inadeguato a rendere la pienezza di significati che il dialetto invece forniva con precisione ineccepibile. Assai più complesso e affascinante è il sapiente e raffinatissimo uso del dialetto nelle due traduzioni, praticamente.
completamente sconosciute, dal greco ciclopo e dall'italiano glauco, testi pochissimo esplorati dagli studiosi, ma a me particolarmente cari, avendoli messi in scena a Tindari, a Tormina, a Siracusa, a Segesta e in edizioni diverse. Pirandello tradusse l'Euripideo Ciclope per farlo recitare, cosa che avvenne, dalla compagnia del Teatro Mediterraneo fondata dal solito Martoglio e al quale collaborava anche Rosso di San Secondo. Il proposito di Martoglio era quello di rappresentare testi di valore che in qualche modo dessero un'immagine diversa da quella scontata e folcloristica di una Sicilia tutta furori e tutta coltelli. Uscire fuori dalla piovra, per esempio, era questo il tentativo ante litteram del Teatro Mediterraneo. La compagnia, essendo composta tutta da catanesi, Pirandello abbondò nella parlata catanese. Faccio qualche esempio. Girita per ita, dita. Sgammettannomi per scarpinannomi, camminandomi. Dui per du, due. Cacomo per macomo, macomo. Costante mutamento del GL in GGH, figlio, figlio, voglio, voglio e via di questo passo. Ma è importante cogliere i quattro livelli di parlato adoperati da Pirandello quasi a indicare le diversità sociali dei personaggi. C'è un triplice piano di parlata tra il ciclope contadino, Sileno, uomo dei bassi fondi cittadineschi, e secondo Pagliaro, Ulisse mafioso. Da parte sua Mazzamuto rilevava come in realtà il ciclope, Ulisse e Sileno si elevassero a dignità ideologica di modelli antropologici. Ulisse è il tipico siciliano orgoglioso che ha il suo onore da rispettare. Sileno diventa figura esemplare di certa attitudine siciliana alla finzione calcolata e strumentalizzata, al falso spacciato per vero, mentre il ciclope rappresenta la più primordiale e arretrata delle rusticanità siciliane, la naturalità elementare di molta gente che vive solo in campagna e ignora tutto del mondo cittadino. Verissimo per il ciclope, e ne fa fede l'accurata scelta dei termini contadineschi. Basti pensare che omarino, piccolo uomo, ometto in senso dispregiativo, qui diventa scramuceggio, che è esattamente l'agnellino appena nato, tringoli mingoli, che non si regge sulle gambe, no? Questo. E lui adopera queste espressioni, che sono espressioni contadine, eh? Oppure dice che avete i gambe imbidicati. I gambe imbidicati sono le gambe impastoiate, ma anche questo è un termine assolutamente contadino, difficilmente traducibile. Frusteri invece che forasteri, no? Frusteri, proprio contadino greve. E devo dire che sentirlo recitare da Turiferro era una meraviglia, quando per esempio dice che ovviamente me ne fotto, mi metto dentro la mia grotta, mi incupono e tiro certe pere dall'urbigna che alle formene dello padre Giovere mi fanno arridere. Ecco, cioè, voglio dire, abbassa il livello del ciclope, certo che l'abbassa, però è un linguaggio contadino strepitoso. Tutti viene il sospetto, siccome non ridi quando si legge il dramma satiresco, che forse era un'invenzione del linguaggio allora, anche allora, che facesse ridere. Vabbè, lasciamo perdere. Invece per Ulisse escludo che la sua parlata sia da mafioso. Buongiorno a voi, dice entrando. Ce l'ha visti per caso qualche bumoligio d'acqua che siamo assetati e volissimo da bere? Questo è quello che ha fatto il militare a Cuneo,
cioè a dire è il siciliano che ha girato il mondo e che quindi parla un pochino, perdonate la distanza abissale, come il mio Cattarella, cioè io l'ho rubato da lì, diciamo la verità sana, cioè da questo tentar di parlare il difficilissimo italiano, però nei modi raffinati di chi, come diceva la buon'anima di Totò, sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo, proprio tutto torna. È straordinario, perché poi c'è questo sottodiscorso che Ulisse continuamente fa, qui un pochino mafioso, c'è ragione, però attenzione che questo dialetto di Ulisse è un dialetto formale, un dialetto di comunicazione. Nel momento nel quale Ulisse scopre i suoi due compagni ammazzati dal ciclope, le ossa buttate fuori, questo siciliano di rappresentanza sparisce completamente e lui torna ad un linguaggio rude, pieno, secco, da guerriero qual è stato. È bellissima questa trasformazione, straordinaria, e per gli studiosi di dialetto la lettura della traduzione del ciclope credo che sia un grandissimo esempio. Allora, che volete, Ulisse dice deflus smorzareni per acaso, vengo da una città vicina, ci fosse suco di racina per vino, elegante, elegante, un sorsellino d'acqua, bocali invece di boccale, cioè italianizza, va bene. Però dicevo che a quel momento è la scoperta dei due morti, perde completamente le connotazioni che fino a quel momento l'hanno distinta per omologarsi a un dialetto dei più popolari e dei più forti, senza ripetere più nemmeno una volta il gioco della sicilianizzazione o della italianizzazione. Poi c'è l'altra traduzione, Glauco. Ercole Luigi Morselli era uno scrittore di qualche rilievo, oltre che critico teatrale, grande amico di Pirandello. Aveva scritto Belfagor, una commedia che era stata rappresentata con qualche successo, ma il suo capolavoro era considerato questo Glauco, dove, diciamo, la parlava, il linguaggio d'annunziano, c'è, ma è come sciacquato diverse volte, per cui perde di ricchezza, di ridondanza. Nessuno glielo voleva rappresentare, lui si trovava in una brutta situazione. Allora Luigi Pirandello disse: guarda, lo traduco in dialetto siciliano e te lo faccio rappresentare dalla Compagnia del Mediterraneo. E così fece, solo che l'opera non venne rappresentata perché proprio in quei giorni il più grande direttore artistico che c'era in Italia, Virgilio Dalli, decise di rappresentare la commedia. Allora Pirandello, per non ostacolare il percorso della commedia con Dalli, ritirò dal cartellone e non fece andare in scena la sua traduzione. La rappresentazione di Glauco è stata un trionfo, proprio il trionfo del cosiddetto teatro di poesia. Certamente Pirandello dovette faticare non poco alla ricerca di una sintonizzazione con una scrittura che gli era profondamente estranea. Essendo Morselli più scrittore di parole che scrittore di cose, anche se Pirandello forse condivideva con Morselli una visione negativa del mito, Pirandello decide ancora una volta di adoperare per tutti i personaggi la parlata catanese, ma senza ricercare variazione di livello come invece era accaduto per il ciclope, sicché va a finire che anche i tritoni che sono in scena, anche le sirene,
che sono in scena acquistano una curiosa cittadinanza catanese, in nulla differenziandosi dal protagonista o dal pastore Forkes. Quest'ultimo personaggio è l'unico ad avere un minimo guadagno nella versione pirandelliana. Per esempio, nel testo originale Forkes si rivolge a Glauco chiamandolo per 3 volte ragazzo. Nella traduzione di Pirandello gli accesi discorsi di Glauco su tesori, conquista, eccetera, appaiono a Forkes come fantasie infantili. E questa indicazione di regressione è contrassegnata da una precisa scansione. Prima che Glauco cominci a parlare dei suoi propositi di gloria e d'avventura, Forkes lo chiama Picciotto. Senti Picciotto, che è la traduzione esatta di ragazzo. Via via che Glauco si esalta, Forkes lo chiama Nicareggio, che è già meno come età di ragazzo, e alla fine lo chiama proprio Nicareggiuzzo, cioè ancora siamo quasi all'attante, siamo arrivati. Ma sono poche cose. La cosa più straordinaria di Pirandello, di questa traduzione, è nel secondo atto. Nel secondo atto Glauco arriva nel regno della maga Circe, che ha 3 assistenti come niente, una si chiama Cloto, l'altra Chiesa, la terza Atropo, diciamo, e che lì parlano, francamente, un italiano che poco ci manca, che è la ricchezza d'Annunziana. Vi leggo, solo perché ne abbiate un'idea, non voglio disturbarvi più di tanto, quella che è la didascalia scenografica di questo secondo atto. Angolo di un'immensa sala cubica della reggia di Circe, tagliata nel vivo smeraldo. Da una grande finestra si vedono cielo e mare confusi in un meriggio d'oro. Presso la finestra sta un alto braciere cinto di ghirlande d'alloro e girasoli. A sinistra, sull'alto di 7 gradini scolpiti in un blocco di smeraldo, si vede il letto d'oro di Circe, nascosto da una tenda di porpora, incardinato alla parete ai piedi della gradinata e una specie di grande sportello d'oro massiccio, fatto per essere aperto dal sotto in su, e che nasconde una buia fenditura nella roccia smeraldina. A destra una grande porta da cui si scende al mare, da cui si vede un lembo dell'isola incantata. Più avanti una conca d'oro nella quale cadono limpidissime gocce di un'acqua che stilla dall'alto, e vicino a questa conca la mensa, anche questa d'oro massiccio, con un solo lettuccio coperto di porpora. Misteriosi geroglifici sono disegnati ovunque a colori vermigli, e così 2 stelle magiche, quella di Seragge e quella 5, e così i segni zodiacali e quella di 7 pianeti, un'immensa testa d'oro di Helios fiammicrinito risplende in alto sopra un velario di porpora teso, e il pavimento di smeraldo lo rispecchia stranamente simile a una spaventosa piovra gialla. Questa è la didascalia che il povero scenografo si trova davanti all'apertura dell'atto secondo. È un bric-a-brac spaventoso e orrendo, ma con questo Morselli intende indicare come il suo protagonista si venga a trovare all'interno di uno spazio misterioso e magico, totalmente diverso da tutti quelli che ho conosciuto. Ma accade che nella scrittura morselliana Circe e le sue ancelle si esprimano in un linguaggio che dovrebbe essere incomprensibile a Glauco. Come fare a risolvere questo problema nella traduzione? Beh, è quasi uno sberleffo, a mio avviso, quello che fa Pirandello. Lo lascia in italiano. Abbassa il peso del dialetto di Glauco, levando via tutto quanto possa esserci di poesia. Oh, falce di luna che appena so... A luna nova, dice lui. E l'altro.
padre invece parla in questo linguaggio, in questo italiano veramente incomprensibile a Glauco, e che io trovo all'atto nel quale lo mise in scena come una sorta di strategia dell'irrisione strepitosa da parte di Pirandello. In conclusione, vorrei ricordare che tanti studiosi, da Benvenuto Terracini ad altri, hanno notato come la costruzione della frase in Pirandello risenta, alcuni dicono testualmente, di una nostalgia del dialetto. Per altri si tratta di assai più di nostalgia. Terracini ha esaminato la costruzione dei periodi proprio per dimostrarne il tessuto dialettale. Quindi questa esperienza pochissima conosciuta di Pirandello e il suo esercizio nel dialetto credo che andrebbe sinceramente e profondamente studiata per capire poi come attraverso alcuni di questi personaggi arrivi ai suoi personaggi maggiori. Grazie. Grazie molte, penso che l'avremo ascoltato volentieri ancora per molto e vorremmo almeno ascoltarlo nel rispondere a qualche domanda. Io sono a disposizione. Il primo. C'è un microfono, chi vuole, perché si sentano meglio le domande. Possono anche fare in dialetto. Saluto Camilleri, saluto tutti quanti. Vorrei rifarmi a uno dei tantissimi problemi che Camilleri ha trattato finora, cioè alla distinzione pirandelliana, che mi ha sempre convinto pochissimo, già da quando scrivevo i pensierini in prima elementare, tra scrittori di cose e scrittori di parole. Io credo che chiunque scriva non possa far altro che scrivere con le parole, sulle parole e di parole. Ogni volta che cerco di scrivere qualche poesiola sento una distanza incolmabile, una sorta di collasso senza fondo tra la mia parolina e la cosa che cerco di avvicinare. Più mi avvicino, più si allontana, più mi avvicino, più si allontana. E serve in qualche maniera a camminare, un po' come la speranza per Galeano. Però la distanza è in qualche maniera irrecuperabile. La cosa è tale, anche senza, ecco, questo sarebbe un oggetto con le qualità visibili, anche senza che lo si chiamasse microfono o microfono in siciliano o in italiano. Quindi vorrei chiedere allo scrittore Camilleri come vive lui questo rapporto tra le sue parole e le cose che cerca di avvicinare, e se forse anche in questa questione si può introdurre una, come dire, una maggiore scioltezza, una maggiore fluidità che ha forse il dialetto rispetto alla lingua. Sì, ma io credo di avere un po' tentato di dire qual era la mia opinione in proposito tra scrittori di parole e scrittori di cose nel momento in cui citavo i versi di Juan Ramón Jiménez, cioè la necessità e la collimazione, cioè dire il far collimare esattamente la parola con la cosa, e non quando le due cose si dividono. Hai un'elencazione neorealistica di dati, oppure hai la parola ricchezza e la parola in sé d'annunziare. Buonanotte ai suonatori, le due cose restano completamente divise. Il problema è questo, far sì che mi palabra sia la cosa misma, cioè che la parola sia la cosa. Ora, credo che, a parte i radicalismi di queste distinzioni,
Io credo nel modo più assoluto che il lavoro dello scrittore è quello di tentare di raggiungere questa esatta collimazione delle due cose, che poi lo faccia ricostruendo una parola, ricostruendola proprio, destrutturando una parola, ricorrendo al dialetto, abolendo certi tipi di formazione, di scrittura grammatico-sintattica, come fa Antonino Pizzuto, fino a ricrearsi addirittura un suo linguaggio che sarebbe come un cinese tradotto interlinearmente, voglio dire, questo non ha importanza. L'essenziale è che arrivi la parola come cosa o come mezzo d'espressione. Signor poveraccio Giacomino Leopardi, dico, arrivato a un certo punto sceglie e quieta sopra gli orti, apparla luna, e la leva e cancella, e quieta sopra gli orti spunta la luna e la cancella, e quieta sopra gli orti c'è la luna e via c'è la luna. E poi arriva quel meraviglioso posa così un melone lì, bang, è accollimato l'immagine esatta di quello che voleva dire, per come appare a noi. C'è da lavorare parecchio. Una domanda lì. Io ringrazio il professore per questa illustrazione che ha fatto sulla lingua di Pirandello, che è veramente interessante e che apre molte strade di lettura di Pirandello. Io personalmente ho trovato nella lingua di Pirandello, lingua appunto come dicevo ora anche forse trasformata dal dialogo, una certa arcaicità anche nella forma, non tanto delle parole quanto nella forma della proposizione, diciamo. E in modo particolare nei dialoghi delle commedie, quando usa quelle parole mi scusi, sappia, che quasi sembra che voglia parlare umilmente, quasi portare avanti la sua parola rispetto a quella che sente. Questa dipende allora da una trasformazione del dialetto in lingua, oppure questa arcaicità viene dal dialetto stesso che avrà le forme, fondazioni varie, dato che la Sicilia è stata un'isola, diciamo, in un certo senso di dominio, quindi dai greci in poi tutte le lingue sono state un po' parlate nel caso specifico che lei ha citato, signora, questo mi permetta, che poi viene tradotto ai giorni nostri con mi consenta, questo modo è un modo nostro veramente, modo di fare dei noi meridionali, cioè ora ci lanzicco con grazia, come si dice, cioè è un modo di sottolineare la propria dialettica, no? Ecco, questo è proprio questo, le posso garantire che si usa nel parlato nostro. Forse oggi, o forse lei noterà giustamente che è un po' arcaico oggi, preferiscono certe perdite di identità perdere anche questo, però voglio dire, rientrava in un, più che in una traduzione, in una forma di tenere il dialogo in dialetto. Grazie. Io volevo chiederti questo. Da un lato c'è questa tensione del linguaggio, della parola verso appunto la cosa, certamente. Poi, non so se sia un autentico problema, però io così, insomma, non lo pongo. Poi Pirandello però c'è questo prospettivismo, c'è questo relativismo, non so, Cotrone che dice non si dice mai così la verità come quando la si inventa.
Ecco, com'è che vanno insieme? Da un lato la ricerca della parola che deve aderire alla realtà, eccetera, e poi questo fatto che poi le cose, la realtà in sé non c'è, cioè che è tutto come si avvipare, insomma. Grazie. E questo è... Probabilmente si può rispondere retoricamente a quanto tu dici, ma invece con una verità, che è proprio questa la tragedia. Cioè la tragedia è da una parte un linguaggio che in qualche modo tenta di ancorarsi ad una realtà e invece è come centrifugato proprio verso e dominato da una fantasia. E non è un caso che, per esempio, lui nell'penultima opera che scrive, tu hai citato il mago Cotrone, che però io parlo della favola del figlio cambiato, per l'unica volta che da sua sì c'è l'esempio giovanile di una cosa scritta per le nozze, ma non ha importanza, per l'unica volta lui adopera il verso. Forse lui nel verso pensa che sia possibile un accordo tra, proprio per la liceità che ti viene dalla poesia stessa, dal concetto di poesia stesso, tra la cosa e la fantasia. Credo che lui sia un tentativo di risoluzione formale, ma cerca di farlo. C'è, eh? Mi sento un po' un prete. Grazie. Non era una domanda, quindi. C'è ancora un'altra domanda prima di salutare Andrea Camilleri? La facciamo andare via. Allora, se non ci sono altre domande, la ringraziamo molto. Io ringrazio voi veramente di cuore. Grazie. Thank you.